Amici miei, vi voglio porre una domanda. Il Mega Drive, quando uscì nel 1988-89, voi pensate che abbia avuto successo soprattutto per l'ottima conversione, insomma, di Golden Axe? O forse anche per qualche gioco di Alex Kidd, poi successivamente anche per i vari Sonic? Ma se non lo sapete, la console ebbe successo per un altro gioco anche, che ha a cuore una delle più grandi leggende della musica, ed è un gioco d'azione musicale. Lo so, per l'epoca era veramente insolito trovare giochi del genere, ma oggi forse sono abbastanza comuni. Ha a cuore colui che ha cantato la canzone Thriller. Lo conoscete? Il cantante americano Michael Jackson, lo conoscerete tutti, anche se ci ha lasciato da qualche anno, le sue canzoni continuano ancora oggi a essere ricordate in tutto il mondo perché sono uniche nel suo genere. Ma il nostro grande mito della musica ebbe, nella sua grande era tra gli anni 80 e gli anni 90, non soltanto dei grandiosi album che l'hanno portata al successo, ma anche addirittura un videogioco. Perché se non lo sapete, il grande Michael Jackson voleva entrare nel mondo dei videogiochi, anche lui. E infatti, il gioco qui presente prende spunto da un suo celebre film, Michael Jackson's Moonwalker. Se dobbiamo vedere la storia del gioco, beh, bisogna dire che cerca di seguire la storia del film Moonwalker, in cui Michael Jackson, grazie alla sua grande abilità per la danza, cerca di salvare dei bambini che sono stati rapiti da Mr. Big, ovviamente. Niente di che. Il film, lo sapete, era una sorta di lungometraggio pubblicitario di Michael Jackson e il gioco cerca di seguire un po' quella scia. Ma se dobbiamo vedere invece della grafica per prima cosa, beh, tenete presente che siamo a inizio dell'era Mega Drive, quindi non dobbiamo aspettarci una grafica da paura. Però bisogna dire che è abbastanza buona per essere una console a 16-bit. Le ambientazioni sono proprio stile underground, oppure in stile videoclip musicale, che vanno bene per un gioco del genere che si ispira appunto a un film musicale. Certo, forse sono un po' povere di dettagli, forse non hanno tantissimi elementi a schermo, ma forse possiamo dire che è giustificato. Poi anche i personaggi, non soltanto i protagonisti, che sono proprio ben ispirati ad attori veri, tra cui Michael Jackson, che è il nostro protagonista, che sembra quasi lui, sono, diciamo, discretamente disegnati e anche discretamente animati. Insomma, una grafica che non è da urlo, ma sa essere abbastanza buono. Per l'audio possiamo dire che abbiamo effetti sonori che sono semplicissimi e niente di straordinario, ovviamente, ma non è questo il punto. Il fatto è che il gioco contiene dentro delle versioni riarrangiate di quattro grandi canzoni di Michael Jackson: la fantastica Bet It, la mitica Smooth Criminal, come anche Bad e Thriller, quattro grandi successi di Michael Jackson che nessuno ha mai dimenticato. Ovviamente, per vedere la giocabilità, che devo dirvi? Cos'è Michael Jackson's Moonwalker? È una sorta di gioco platform d'azione stile musicale. Il nostro scopo è muovere Michael Jackson all'interno di questi livelli a scorrimento orizzontale e verticale, e tenete presente che in questi livelli lui stesso
deve stendere gli avversari a suon di colpi di danza. In pratica si mette a ballare e, un po' come nella capoeira, deve dare anche dei colpi. Certo, non balla come un lottatore di capoeira, ma deve semplicemente ballare secondo il suo stile. E nonostante i limiti tecnici del Mega Drive, hanno fatto del loro meglio per cercare di riprodurre al meglio i passi di danza che faceva il mitico Michael Jackson, tra cui anche il famoso mitico Moonwalker, un passo di danza che è diventato una leggenda. E lui stesso deve anche addirittura raccogliere dei power-up, oggetti importanti, per liberare i ragazzini che sono stati rapiti da Mr. Big, ovviamente. E il gioco si compone soltanto di 4 livelli, però dovete tenere presente che è una difficoltà che non è proprio bassa, è abbastanza alta. Quindi, in due parole, un gioco che non è all'ultimo grido, ma sa intrattenere, soprattutto se adorate i giochi del genere. Questo è stato il primo videogame, anzi la prima esperienza videoludica di Michael Jackson nel mondo dei videogame, e forse ne parlerò in uno speciale. Questo gioco è stato rilasciato per i computer Amiga, per Amstrad CPC, per Commodore 64, per i computer MS-DOS, per il Master System e anche per il Game Gear, però soltanto che queste altre versioni rispetto a quelle per il Genesis hanno qualche differenza qua e là, ma sono comunque la stessa identica cosa di quello per Mega Drive, e questo gioco vale la pena recuperarlo. Ci vediamo al prossimo video! We'll be right back.